Vitigno, serviva una prestazione attenta e determinata per riscattare la sconfitta di misura di San Michele, l'avete sfoderata. Abbiamo approfittato bene delle nostre occasioni, cioè abbiamo giocato tutti bene, piano piano stiamo riprendendo la fiducia perché dell'anno scorso siamo una squadra diciamo nuova, no? E piano piano ogni allenamento, ogni partita che stiamo dando il massimo, cioè stiamo abituando a giocare insieme. E mi fa piacere perché abbiamo fatto veramente una bella prestazione tutti, non c'è uno, diciamo che le partite si vincono in allenamento, abbiamo fatto tutti gli allenamenti bene come abbiamo fatto finora e cioè, abbiamo fatto, messo in pratica nella partita. Bravi a schiodare subito il punteggio dopo 19 secondi, forse nel momento di maggiore difficoltà del match è arrivato il raddoppio importante di Dell'Olio con cui siete andati all'intervallo e nella ripresa avete gestito il risultato arrotondandolo ulteriormente. Sì, abbiamo sbloccato diciamo subito con Dell'Olio, con Silvio, ha fatto una grandissima partita come tutti i ragazzi, anche Michi ha fatto anche una buonissima partita, piano piano come ho detto, piano piano stiamo prendendo la fiducia, siamo una squadra anche diciamo veloce, siamo tutti bassini che corrono e niente, abbiamo saputo anche soffrire nel momento di difficoltà e abbiamo portato la vittoria a casa. Ecco, all'interno di questa convincente prova corale c'è da rimarcare la tua prestazione, due reti, ma soprattutto una prova attenta anche non soltanto in fase difensiva con diverse chiusure davvero provvidenziali. E poi la doppietta, insomma, con il bebè in arrivo. Sì, sì. Siamo in attesa, bellissimo, penso che sia il gol più bello che ho fatto nella mia vita. Antonella abbiamo già scoperto che è una bimba questa settimana proprio, diciamo è un regalo che ci ho fatto per lei, anzi che lei ha fatto per me, bellissimo, sono contento della prestazione e sono molto molto contento perché stiamo vivendo un sogno e al di là di giocare tutto questo, penso che fare una famiglia è il sogno più bello della vita. Vitigno, chiudiamola con il prossimo impegno, derby in trasferta, derbissimo contro il Bitonto, c'è da provare ad inseguire il primo risultato positivo in trasferta. Sì, ci prepariamo bene per la prossima settimana e non sarà facile perché hanno una buona squadra, però sono sicuro che se lavoriamo bene, sono sicuro che sabato possiamo fare bene. Seconda vittoria in altrettante gare casalinghe per il Dream Team Palo del Colle, 6-2 secco al Lamezia. Mister Recchia, cosa ti è piaciuto maggiormente della prestazione dei tuoi? No, oggi mi è piaciuta innanzitutto l'attenzione per tutti i 40 minuti, tolto l'ultimo gol in cui forse abbiamo un po' mollato l'attenzione a 10 secondi alla fine, però siamo stati per 39 minuti e 50 secondi quasi perfetti. Il Lamezia è un'ottima squadra, si è visto, non è facile assolutamente affrontarla, però siamo stati bravi a fare quello che dovevamo, cioè a tenerli, diciamo a ostacolare le loro giocate sul pivot e poi anche con la palla abbiamo fatto assolutamente bene, abbiamo creato anche tanto, il loro portiere ha fatto bene, quindi sono soddisfatto. Ecco, nella seconda metà del primo tempo il Lamezia ha provato inevitabilmente a mettervi in difficoltà alla ricerca del pari. Uno degli episodi chiave del match probabilmente è stato proprio il raddoppio di Dell'Olio in uno dei momenti in cui stavate maggiormente stringendo i denti. Sì, sì, ma oltre a quello abbiamo avuto tantissime occasioni per allungare il punteggio anche nella prima parte. Qualche occasione l'abbiamo sbagliata noi, in altre occasioni è stato bravissimo il portiere, a cui vanno fatti i complimenti per oggi. Però devo dire che sono soddisfatto, questo sport è così, i capovolgimenti, i dettagli fanno la differenza, quindi dobbiamo sicuramente migliorare alcuni dettagli, però siamo sulla buona strada. Ecco, l'attenzione e la determinazione mostrata anche nella ripresa rappresentano sicuramente un fattore significativo e da rimarcare che dà coraggio anche per il prosieguo del campionato. Sì, sì, perché poi nelle gare in cui magari non siamo riusciti a vincere, che l'abbiamo persa veramente per dettagli, l'abbiamo persa proprio per dettagli relativi all'attenzione in alcuni momenti della gara. Quindi stiamo lavorando anche su quello, speriamo insomma di migliorare sempre come stiamo facendo di gara in gara. Adesso c'è da sfatare il tabù esterno, sabato prossimo derbissimo a Bitonto.
Sì, è una partita difficilissima, al di là del derby, il Bitonto è un'ottima squadra ed è sempre difficile andare a giocare lì perché loro fanno del loro campo un'arma di forza, un punto di forza. Però noi dobbiamo, appunto, come dicevi bene, dobbiamo riscattarci anche fuori, dobbiamo iniziare a dare continuità ai nostri risultati perché per due volte ci siamo fermati e ora non dobbiamo più farlo, dobbiamo dare continuità e sulla scia di oggi dobbiamo andare lì cercando di fare il risultato, sapendo di trovare una squadra comunque importante che richiede l'attenzione, diciamo, come quella odierna.